Buonasera ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo in un posto atipico, una casa atipica, perché facciamo un bel giro. Come vedete lì c'è un salotto e qui ci sono Claudio e Manuela, proprietari di casa che... Ma io a sto punto chiedo a voi, scusate. Voi avete creato questa serata ad hoc per food blogger, ma diceci un po' cosa fate. Ah, guarda, home restaurant. Noi in questo momento abbiamo un ristorante che però pian piano sta andando a sparire e verrà sostituito dall'home restaurant. Facciamo cucina creativa. E in, anche poi lo cazio. In questa occasione avrete un menu chef selection, cioè i vari piatti che sono stati scelti come preferiti dai nostri clienti. Che bello. Abbiamo fatto un sondaggio online. E abbiamo creato un menu apposta con i loro piatti preferiti. Fantastico. E proponete sempre questo menu? No, ce ne sono vari. Sempre diversi. Ok, vai. Quindi noi assaggiamo proprio i migliori. Diversi. Visto che voi non ci conoscete, ci presentiamo. Assaggiamo i migliori. Oh, è arrivato Pardon. Anche qualcun altro. È stranissimo comunque, è veramente bello. No, mai stato. Mi stanno già prendendo in giro i miei colleghi e non è una cosa buona. La vedete questa che sembra una pastiglia? Teniamola da parte perché dopo ci servirà. Non vi nascondete perché tanto venite nel video. Aspettavo che finissi perché sono carelli. E vi faccio fare un tour di casa. Questi sono tutti i quadri che ha dipinto Claudio. Quindi sono... questo mi piace particolarmente. Io fan di pirati. È una targhetta molto simpatica per il bagno. Ma poi ci sono, eccoli qua, gli ospiti speciali. Ciao, vieni qui, fatti riprendere. È il momento della pastiglietta, perché prima di iniziare a mangiare noi gli versiamo su un po' di acqua e... è una salvietta, è anche molto profumata. Di base c'è sempre il tomino canavesano nel finto sushi. Le sfere sono di ananas, quello sopra... e mela e olio al basilico, quello verde polvere di spinacino e asparagi, quello rosso paprika non piccante, carciofo, di là petto d'oca affumicato su una terra leggermente salata. Procedo all'assaggio dei tomini. Questo è particolare, mi piace perché è bello pepato e c'è questa consistenza morbida del formaggio e la frutta che dà quel croccante che mi piace tantissimo. Questo è quello che mi ispira di più, quindi lo lascio per ultimo. Il profumo è molto leggero, ma il sapore è veramente bello, deciso. Per il momento sovrasta al mio piacere quello di prima. Anche questo buono, particolare, molto ben amalgamato. A livello di gusto forse è quello che sento un po' meno, però si sente comunque tanto. Magari mangiarli anche così, senza... provo a pulirmi un po' e vado finalmente con quello delle sferette. Qualcosa di bellissimo. Il formaggio morbido, con le sfere morbide, che però mentre mastichi, mentre spalmi sul palato, esplodono e ti rilasciano quel gusto che vanno a coprire anche il formaggio. E tutto insieme col tomino scende, ti dà questo gusto floreale di ananas, molto buono e molto bello. Vado a mettere questi lamponi praticamente in purezza sopra. Che bello. Provo tutto. Mi piace il morbido e il salato di questo piatto e mi piace che poi vada a incontrare il croccante sotto di questo biscotto salato. Risulta bello salato al palato. Con questa cremina di lamponi si va ad equilibrare benissimo e te lo fa assaporare tutto bene. Mi piace come è studiato questo piatto, mi piace come è studiato tutto. Diciamo crema di radicchio e cavolo rosso in acqua dolce. Crema di zucca e peperoni. Mi piace perché sono molto carini. Ha veramente un aspetto da pasticceria ed è molto bello, ma sentire poi questo salato molto morbida, la crema di zucca. Appena appena si sente questo accenno di peperone, che è fantastico. Questa è ricotta con tartufo nero e questa è una vela al carbone vegetale. Già solo da questo assaggio si sente l'odore e il gusto del tartufo. Vado tutto insieme. Ma vi possono dare le stelle in casa? Quella è una frolla dolce. Ecco, allora, ma questa è dolce? Le frolle, quelle che vi ho raccontato con la grattata di aceto balsamico, è una frolla salata. Quella lì invece è una frolla volutamente dolce, perché? Una frolla da pasticceria, perché il radicchio è amaro
e quindi vai in contrasto. Sì, volevamo dare un po' di fastidio alle vostre papille gustative, fargli un po' di shock. Come se la sono inventata è pazzesca, non lo so, è veramente buono. È bello pieno, perché è bello pieno di condimento e ti arriva subito la nota un pochino amara, subito alla lingua, ma va veramente a coprire questa cialda dolce, che te la spalma meglio, te la fa assaporare. Così mangeresti radicchio in continuazione. C'è anche poi questa salsa agrodolce che è molto particolare e si sente, fa andare tutto molto più umido. Questo è bellissimo, raga, un finto chantilly. Un sapore pieno, acidulo, croccante la pasta. Adoro l'armonia dei sapori. Di questo magari posso dire che non mi piace tanto il sapore acidulo che rimane dopo. Magari con un pochino più di pasta sarebbe stato amalgamato meglio, ma comunque è veramente buono. Questa glassa di aceto balsamico solidificata ha un sapore veramente dolce e molto buono. Me lo aspettavo freddo, in realtà è caldo, tutto il resto è freddo. Questo è il migliore, questo è veramente spaventoso come gusto. Morbido, con anche un pochino di dolce, ti va a regalare un'esperienza in bocca completamente avvolgente. La sensazione al palato è quasi come quella se stessi mangiando un purè, però un purè gustoso, dolce, con un croccante salato sotto. Questo bellissimo brodo colorato alla barbabietola, per un brodo di verdure, con degli agnolotti, gorgo e noci. Pasta fatta in casa. Vero, mamma mia. Ricotta e spinaci. Che buono, che croccante che è. Questo brodino è favoloso. Bello, sa proprio di verdura. Il colore ti potrebbe ingannare. Sta pasta fatta in casa è veramente molto sottile e leggera. Mi piace tantissimo e mi piace anche il croccante che è dato, perché se vedete sono fatti in padella. Saccottina e prosciutto crudo, fondutina di raschera. Questi ci consigliano di fatti appunto a finger food, quindi prenderli con le mani e cucciarli nella fonduta. Ma io cosa devo dire? Bello croccante, mi piace il gusto. È proprio un agnolotto, sembra fatto uno di quegli agnolotti con dentro la carne ben fatta. La fonduta copre un pochino il gusto, ma lo copre bene. Tagliolini ai mirtilli, ma il sapore principale è di liquirizia con delle sferette al limone. Io sono curioso. Ci hanno detto, finora abbiamo scherzato, arriva il piatto forte. Questo, già dall'odore, posso quasi confermare che è il piatto preferito dei loro clienti. Quindi, asticella ben alzata. Sembra di avere in bocca un Luke caldo. Devi dare il sentore a chi guarda. Con ovviamente una pasta al dente, cotta molto bene tra l'altro. La crema come l'hai ottenuta invece? Questa cremina è semplicemente amido? Non ce lo dicono, vedi? Burro però di salato. Burro di langa salato, molto salato. E non l'unica dolce. Cosa, l'unica cosa che c'è è un goccio di latte senza lattosio. Che butto tutto quanto dentro, quella gira, fa tutto uniforme. Sì, quello è vero, quello è vero. Te la fa veramente bene. No o sì? Sì, ah, okay. No. Ma per me sì. Non per la gente, per me sì. Non da ristorante, ma da casa sì. Salsiccia e patate. Piselli, volutamente un po' dolce, perché così se ce la versi contrasta, perché il gusto del maialetto è molto forte. Abbiamo due preparazioni in vaso cottura. Una è molto carina, perché è una parmigiana, però con melanzane a dadini. E poi del maialetto da finire con della crema di piselli. Mi piace il fatto che io mi possa comporre un pochino il piatto al tavolo, da quel sempre quell'esperienza tipica. Mamma mia, è tutto sfilacciato, morbido e soprattutto ha mantenuto tutti i succhi della carne. Guarda che roba, devo fartelo vedere da vicino questo. Guarda che bello. Ma ragazzi, la morbidezza, guarda. Il maialetto rimane molto molto salato, infatti questa serve un pochino ad addolcire, ma a mio parere personale è fantastico. Non serve, mi piace questo sapore bello deciso. Il profumo di questa parmigiana è qualcosa di pulito, non saprei come definirlo se non pulito, prego. Allora, qua abbiamo ratatouille di verdure affumicata. Questa noi non lo pensavamo, ma è stata votata come uno dei piatti preferiti dai nostri clienti. Vado prima di
parmigiana, guarda come fila, chiaramente una parmigiana per come magari molti del sud la possono conoscere, senza prosciutto, solo melanzane e pomodoro e ovviamente formaggio. La melanzana è fatta molto bene, nonostante sia appunto a cubetti, mi piace, è priva di frittura, quindi è molto leggera, anche questa è molto buona come contorno, ma poco sapida. Avrei preferito un po' più di sale, ma comunque molto buona, un buon modo per mangiare le verdure che comunque accostate col maiale. Perfetto, perché il gusto bilancia il salato. La bellezza di questo dolce, quello che sarebbe un classico antipasto, quindi melone e prosciutto crudo, ma qui il melone, se lo vedete da sotto, è fatto sotto forma di gelato, quindi un gelato al melone con dei pezzettini di prosciutto disidratati dentro e del prosciutto tagliato al coltello sopra, chiaramente crudo. E il commento al, no, al piatto, mamma mia, e mi hai alzato l'asticella. Sì, qua abbiamo alzato l'asticella. No, fidati, questo no, guarda, l'hai fatto già. No, fidati. Cioè, no. Non è che... Se non voglio dirti, lo so. Però non lo so. Ragazzi, che bella la croccantezza nel gelato comunque. L'hai provato più volte? No. Sì, ma non se lo cagava nessuno. Ma sono scemi. Panna cotta alla violetta, soprannominata la tetta. Con crumble di biscotto al cioccolato. Molto leggera, che buona. Anche queste sono alla violetta. E il sapore è proprio quello che ti aspetti. Ricorda appunto quel... Non ti hai mai assaggiato il gelato alla violetta? E poi col cioccolato migliora tutto. Cuore caldo all'arancia con del foglio alimentare d'oro. Guarda che bello, sembra una cascata di oro che va a finire tutto sul piatto. È indescrivibile già solo alla vista. Odora proprio di tortino buono. Divino. È un'esplosione di arancia calda, avvolgente e morbida al cioccolato. Non c'è altro da dire, se non buonissimo. Ragazzi, purtroppo si è conclusa questa esperienza. Siamo rimasti gli ultimi, però se volete ci fermiamo anche a dormire. No, ci mancherebbe. Al prossimo step mettiamo anche le camere. Però siete stati veramente... Sì, magari è quando acquistate quello di fronte lì, mettete il bed and breakfast. Atypical breakfast. Grazie davvero, siete stati veramente unici comunque, tutto squisito. Sì. Poi bella anche come serata, ripeto, si è creata un'atmosfera incredibile. Sì, è stato bello. Sono contento che vi siete trovati bene, che la serata sia stata piacevole. Adesso prendete il gatto che volete. Io a questo punto non vi metterò sotto nei riferimenti, come al solito, il posto e la via, ma la loro pagina Instagram, così li potete seguire. Vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!